La campagna di vaccinazione anti-Covid, con il passaggio alla piattaforma di Poste Italiane, subisce una vera e propria rivoluzione. Per questo motivo, anche in vista dell'avvio della vaccinazione di massa, la ASL di Teramo ha istituito 5 hub vaccinali sul territorio provinciale. A Giulianova, nella sala polifunzionale Pioppi, a Colonnella, nell'area commerciale Valle Cupa, ad Atri, nel centro turistico integrato, a Montefino, nella struttura polifunzionale, e a Teramo, presso l'Università di Colleparco. Proprio in questa location, che verrà inaugurata il 19 aprile, è stata annunciata la presenza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Trattasi di un'app importante perché segna una sinergia tra la ASL, l'Università, le altre istituzioni con cui noi intratteniamo dei rapporti costanti, e soprattutto ecco il fatto stesso che il ministro Speranza sarà qui il giorno in cui inizieremo proprio a fare le vaccinazioni in questo luogo, il 19, nella tarda mattinata di lunedì, evidenzia l'importanza dell'evento e soprattutto la vicinanza anche delle istituzioni a questa realtà regionale. Difatti si diceva il ministro che è grato appunto alla collaborazione in atto con la giunta regionale, con il presidente Marsiglio, e quindi lui è fiero appunto di poter partecipare qui all'inaugurazione di questo hub vaccinale. Ma si parte il 19, lunedì 19, con le prime 800 vaccinazioni della categoria 70-79, un hub che con 16 linee può arrivare a vaccinare 3.600 cittadini al giorno. 5 hub che non distano fra di loro più di un'ora di macchina, ma non arrivano un'ora di macchina, questo per permettere al cittadino di scegliere l'hub dove volersi vaccinare. Ovviamente l'hub di Teramo è l'hub centrale di tutta, diciamo, la rete dell'ASL di Teramo. L'Università di Teramo fornisce forse l'hub più importante a livello regionale per la vaccinazione, ma non fornisce semplicemente dei locali. L'Università di Teramo svolge una funzione attiva nella campagna vaccinale, quindi a livello informativo, a livello di servizio. Ovviamente il mio sogno è quello di arrivare entro la chiusura della campagna vaccinale a vaccinare i nostri studenti, per poter finalmente ripartire in sicurezza senza interromperci. È un elemento, come dire, di particolare orgoglio, e l'importanza di questo evento è stato colto anche a livello nazionale, anche nell'ambito sanitario, tant'è vero che il ministro ha deciso di venire personalmente a tagliare il nastro, a inaugurare. Quindi verrà all'Università di Teramo ad inaugurare l'hub universitario di Teramo, e gli regaleremo ovviamente anche la spilletta di "Io mi vaccino ad Unite".